Allora, Pietro Mariani, pronto ad essere il leader di questo Benevento? Pronto a iniziare, il leader non è che voglia dire granché, se per leader si intende più anziano e quindi una persona che può portare un po' più di esperienza, sì. Di squadra bisogna dare sempre il massimo. Perché nei momenti difficili tutti si aspettano da te la mossa giusta. Allora entri in campo e sai che nel bene o nel male dovrai essere il punto di riferimento.
La serata magica di Pedro Mariani alla Santa Colomba sta per cominciare. Tra poco il guerriero, prima di deporre le armi, darà il suo ultimo addio a quello che è il calcio giocato. Qui alla Santa Colomba tantissimi campioni renderanno omaggio al capitano del Benevento, eroe che quest'anno ha permesso al Benevento di conquistare la salvezza in Serie C1. Venite un po' più dietro, un po' più dietro, un po' più dietro. Maurizio, vedi? Un pochino più indietro. È un buon simbolo di Benevento, le streghe. Ragazzi, guarda, guarda. La punterai con calma, la mettiamo. Grazie a te. Un po' più dietro ragazzi, tutti un po' più dietro, un passo dietro tutti, grazie. Un passo dietro tutti, grazie. Grande Pedro. Noi abbiamo invertito questo che mi dà, Pedro, più in alto, presidente, quasi un milione. Esatto. Apredo, Pedro, Apredo.
Senti qua, Alfredo, Pedro, un po' vicino a Alfredo. Guarda. Ok. Quest'anno Benevento esistono le mode, ci sono le mode delle discoteche, no? Allora se viene fuori una discoteca oscena, bruttissima, tutti vanno lì. Poi ci sono altri tipi di mode. Quest'anno c'è la moda della difesa che non va, l'anno scorso il nostro problema grandissimo era l'attacco, per tutto l'anno l'attacco, quest'anno è presa di mira la difesa che è uguale, è identica a quella dell'anno scorso, precisa, non c'è un giocatore che sia diverso. Solo Carannante se ne andai, però quest'anno è così, noi siamo le pecorelle nere, però va bene, io ripeto una cosa che ho detto tempo fa, la nostra è la in assoluto sulla carta, e poi la bravura di una difesa non è mai determinata da quanti gol prende e cose, perché l'incassare un gol o due o tre dipende da molti fattori. Io lo dico con grande tranquillità e qui anche con un pizzico di presunzione, nel senso che credo di capire un po' di calcio dopo moltissimi anni, che questa è la difesa più forte del campionato. Comunque la sconfitta è meritata, non immeritata. Immeritata. Meritata. Secondo me è meritata. Perché dici così? Perché ce la siamo cercata. Ce la siamo cercata attraverso una disposizione tattica non giusta. Quindi è solo demerito nostro. Quando hai un rigore sei in vantaggio sul rigore e quindi al minimo movimento strano nella nostra area di rigore sempre c'è la compensazione, sempre, questo è un campionato così, siccome non ci sono moviole, non ci sono pressioni esterne e allora ne succedono di tutti i colori, questo campionato. Ridicolo appellarsi a simili episodi. Io gli consiglio, vabbè, che posso dire, Arturo Russo c'è?
Che c'entra? Che c'entra? No, perché non è pubblicità, però c'è anche Buglione che non è male. Non so se fa le visite oculistiche comunque. No, beh, è bugiardo, se ha detto questo è bugiardo. Forse è tradito dal... dai trascorsi juventini. Ma non tanto dai trascorsi juventini, penso più dal... è una reazione logica di un allenatore che è primo in classifica, che si è visto in alcuni tratti, non dico surclassato, però al Benevento oggi è stato superiore. Hanno fatto più bella figura altri allenatori dove in passato hanno ammesso questo o una cosa simile. Non sono d'accordo, cioè, è strano perché poi io un po' lo conosco, ahimè, purtroppo. Perché? Ahimè? Perché sono vecchio come i datteri e quindi... Ma conosci dal giocatore? Sì, abbiamo giocato contro. 49, ho fatto in tempo. Io iniziavo e lui smetteva. Non credo di arrivare così come Pedro a quasi 40 anni, però insomma penso che mantenersi fisicamente asciutti come lui è già un passo avanti. Io la prima volta che l'ho visto giocare deviso, cioè davanti a me, è stato a Benevento quando lui indossò la maglia della nazionale italiana Under 21, 80, l'80, ed era una seconda punta. We'll be right back.
mi piace molto stare in mezzo ai giovani, e lo faccio volentieri e quindi li ringrazio, per me è un grande onore. Not to shine, not to get up this time. Let it fall by the way, leave me where I lay. Tell the leaves. Penso che la gente ha risposto alla grande. Peccato per il tempo, perché magari poteva esserci ancora più gente, ma comunque il calore si è sentito lo stesso e penso che sia stato giusto così coronare quello che di buono ha fatto Pedro in tutti questi anni. Thank you.
guarda là, nel silenzio, una frase si perde, la risposta a tutti i perché. E chissà se quel suono è una musica vera, o uno scherzo della tua fantasia. Guarda là, questa sera, la finestra di sempre, tu ti affacci, domandi chi è. Guarda là, nella pioggia, che cade a settembre, c'è un'estate che non tornerà. Guarda là, questo amore che ci può far volare e che forse non si fermerà. Poi mi preme ringraziare molto tutti gli ospiti, perché so quanto sia difficile dopo un campionato mettersi in macchina, in aereo, in treno e partire per andare a fare una partita, tra l'altro sotto la pioggia. Questo è motivo di soddisfazione e, insomma, vuol dire che qualche cosa ho combinato anch'io. Un'ultimissima cosa, come stai? Bene.